ufficiali che vengono letti sui giornali, su Novella 2000, sulle cose che si leggono da Barbieri. Vado lì, vedo dietro cosa c'è, vedo tutte le cose e l'unica cosa che posso provarvi di fronte è compassione. Perché ti ho accidenti, potevo io trovarmi al tuo posto. Potevo essere io il violentatore, potevo essere io l'assassino. Quindi cosa significa? Che io mi distacco, questo è il passaggio centrale, vedo che l'umanità è preda della follia e non voglio più colludere. Cioè io, colludere con la follia vuol dire mettere il dito contro l'assassino. Tu, che vuol dire che tu l'hai fatto, io non l'avrei mai fatto. Ma che sta a dire? Di cosa parli? Se avessi avuto la sua educazione, tedesca, avresti fatto esattamente quello. Ricordiamoci, la grande lezione di maestri è: noi siamo meccanici, siamo delle macchine fotocopiatrici fino a che non ci risvegliamo. Quando ci risvegliamo, ci dobbiamo osservarci da fuori, ma allora devi avere queste due cose. Fino a questo livello tu corrispondi alla macchina fotocopiatrice. Fotocopi, con qualche variante. Fotocopiare. Quindi giudicare questo livello è come giudicare, appunto, un macinino, una macchinetta. È folle. È molto stupido. Così, tutti studi, tutto, la scuola è una scuola di ignoranza, ragazzi, è una scuola di perversione del pensiero. Per questo che voi ragazzi non ce l'avete più voglia, non è perché siete stronze, perché siete adesso vado a divertirti le notti in discoteca, a drogarsi, farsi le pere, non mica per quello. Ecco, se comprendiamo questo, allora qual è l'unico vero movente importante della vita? Ma sarà far sto passaggio o no? Perché se sto qui vedo la realtà, se sto qui sono un cretino. Posso essere un cretino del successo, un cretino fallito, ma stupido sono. Cioè, un ottuso, no? Poi posso essere narcisista ottuso, narcisista del successo. Allora, perché? Perché vale la pena qua? Ma perché qui ce lo insegna Spinoza, beatitudo e salus. Cioè il massimo che un essere umano può aspirare. E allora ci vogliamo impegnare in questa direzione? Vogliamo fare continuamente, giocare tra qui e qui e qui e qui e qui a perdere tutto sto tempo? Ma vi rendete conto di cosa stiamo parlando? Pensate che tutto questo ha generato fuori di noi un campo, come ho fatto vedere prima, questo qua. E dimmi, perché un banchiere non te deve cercare di fregare? E certo che deve fregare. Se lo può fare, ci riesce, lo fa. Capite? Quindi, noi non possiamo immaginare che il mondo sia così. Cioè, come facciamo a pensare che i nostri leader siano qui quando sono esattamente qua? È chiaro che cercheranno di fregarci, ma è ovvio. Allora, queste non sono cose certo nuove, ci ha insegnato Platone, eh? Tanto per dirne uno. Qui, siamo qua, siamo nelle caverne. Nelle diverse caverne delle subpersonalità, ma sono sempre caverne di inconsapevolezza e di ignoranza e quindi di violenza, e quindi siamo pericolosi quando siamo lì, sempre.